Forio, detenzione di coca, polizia arresta 26enne. Dopo un controllo stradale gli agenti hanno rinvenuto in tutto 33 grammi di sostanza stupefacente. Abusivismo edilizio del Deo, serve un condono tombale. L'ex sindaco di Forio non ha dubbi sull'inefficacia del decreto salvacasa e propone una strada alternativa. Halloween, bimbi in festa a Forio, si prega a Casamicciola ed Ischia. Questa mattina festeggiamenti per i più piccoli in piazza San Gaetano, mentre in serata incontro in piazzetta San Girolamo della pastorale giovanile, adorazione eucaristica alla chiesa del Buon Consiglio. Real Forio, amato, una vittoria per i tifosi. Il presidente dei Biancoverdi dedica il successo contro il Castelvolturno ai tifosi foriani. Buonasera e bentrovati per l'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Nella tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne ischitano con precedenti di polizia anche specifici per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare gli agenti del commissariato di Ischia durante i servizi predisposti appunto per il controllo nel transitare in via Monterone hanno notato una bici elettrica condotta da un giovane che alla loro vista si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo. Lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri contenenti appunto cocaina. Pertanto hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto altre confezioni della stessa sostanza per un peso di circa 33 grammi, due bilancini di precisione e 800 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. E mentre i finanzieri del primo gruppo di Napoli hanno sequestrato articoli contraffatti tra matite, gomme, portachiavi e maschere di Halloween in tanti luoghi della provincia, anche sull'isola d'Ischia. Questi prodotti erano privi del marchio CE e della necessaria etichettatura in lingua italiana con informazioni di base per i consumatori. Quattro responsabili sono stati denunciati, mentre altri sei sono stati segnalati a livello amministrativo. Un passo importante, lo definiscono le fiamme gialle, nella lotta alla contraffazione. Mentre i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli sui veicoli con targhe estere, eseguendo centinaia di sanzioni per veicoli e polizze assicurative non conformi alle normative vigenti. Negli ultimi 15 giorni sono stati controllati 418 veicoli, 15 persone sono state denunciate, il 28% delle targhe, pensate, sono risultate essere irregolari, delle targhe estere rinvenute appunto nel comune di Napoli. Parliamo ora di abusivismo edilizio e di condono. Sul decreto salva casa è intervenuto l'ex presidente dell'ANCIM ed ex sindaco di Forio, Francesco Del Deo, dicendo: questo decreto non risolve il problema dell'abusivismo, per questo c'è bisogno di un condono tombale. Sentiamo. Francesco Del Deo, già sindaco di Forio, presidente ANCIM, oggi consigliere comunale a Forio, si discute del decreto salva casa qui a Capri anche con l'avvocato Molinaro, un tema che riguarda tutto il paese. Che ne pensa di questo provvedimento legislativo? Il decreto salva casa inizialmente sembrava un decreto che non serviva a niente, invece ci sono molti punti importanti che sono recuperabili da questo decreto salva casa. Diciamo però che il problema di fondo con questo decreto salva casa non riusciamo a risolvere. Qui ci vuole un provvedimento serio fatto dal Parlamento. In periodi come questi, dove veramente c'è una crisi economica che si riflette come crisi sociale dunque nelle famiglie, sarebbe opportuno invece fare un provvedimento diverso. Una sanatoria diventerebbe un ammortizzatore sociale, addirittura anziché chiedere alle banche la tassazione sui maggiori utili, chiedere alle banche di aprire le borse facendo un condono serio, un condono tombale, non chiamiamolo condono perché qui ci sono gli ambientalisti che quando si parla di i falsi moralisti che quando si parla di condono lo ritengono amorale, ma noi qua stiamo parlando di abitazioni che sono state costruite 40 anni fa, cioè dove oggi vivono i figli di chi ha costruito quella casa. E noi per esempio abbiamo un fenomeno a Ischia, noi siamo passati da un'economia agricola a un'economia turistica,
Quando questo che cosa ha consentito? Ha consentito naturalmente a tanti lavoratori, perché anche i lavoratori di alberghi sono riusciti a farsi due duc casette a Ischia oppure una abitazione a Ischia. L'economia turistica ha consentito di poter far studiare dunque i figli, ma questo dunque problema non è un problema soltanto della regione Campania, dell'isola di Ischia, dell'isola di Capri, è un problema nazionale, però in regione Campania si stanno facendo gli abbattimenti, nelle altre regioni non sento che si stanno facendo dunque gli abbattimenti. E questa mattina sono stati tantissimi i bimbi che hanno animato Piazza San Gaetano a Forio per la festa della zucca, l'evento creato dal comune per vivere insieme Halloween all'aria aperta. Vediamo. La festa della zucca qui in Piazza San Gaetano, come sta andando? Ti sta piacendo? È una bellissima festa, una bellissima iniziativa che hanno fatto per i bimbi che si divertono, giocano e stanno anche insieme, un ottimo momento per fare anche amicizia fra di loro. Di solito com'è festeggiate Halloween? Dolcetto scherzetto il pomeriggio in giro per l'isola. E nei dolcetti o scherzetti fate più scherzetti oppure più dolcetti? Dipende, a volte più dolcetti, a volte più scherzetti, è vero Pasquale? Più dolcetti, di più dolcetti. Allora, Piccolina, da cosa ti sei travestita? Da scheletro. Che bello, sei bellissima. E come festa in generale? Halloween, ti piace? Sì. Da cosa vi siete travestiti? Io mi sono travestita un po' a caso, mi sono fatto il trucco in faccia, mi sono messo il cerchietto da zucca e basta. E allora, Halloween vi piace come festa? Sì, perché si mangia i dolcetti. Come sta andando la festa? Vi sta piacendo? Tutto bene, sì. I bambini come stanno rispondendo? Si stanno divertendo tanto. Halloween di solito che cosa fate? Come la festeggiate? Andiamo in giro a prendere i dolcetti con i bimbi. Farete dolcetto scherzetto oggi? Sicuramente sì. Come sta andando la festa? Vi sta piacendo? Sì! Da cosa ti sei travestito? Da vampiro. Ti piace Halloween? Sì, 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 è perché... Insomma, i zombie, i scheletri e i vampiri sono molto belli. Questo pomeriggio vai a fare dolcetto scherzetto? Oh sì, sì, io li ho fatto sempre. Di solito da noi a Reggio Calabria andiamo in giro per il paese a fare dolcetto scherzetto. E qui a Forio invece che cosa farete? Allora, faremo la stessa cosa, per il momento ci divertiamo qui, approfittiamo di questa bella iniziativa del comune di Forio e poi pomeriggio andremo in giro per il paese a fare dolcetto scherzetto. Oggi, per la vigilia di Ogni Santi sull'isola di Ischia, sono stati organizzati degli appuntamenti di preghiera dalle 20 alle 24, è ancora in corso per chi ci segue in diretta nella chiesa del Buon Consiglio, l'adorazione eucaristica in Piazza Marina dalle 21:30, in Piazzetta San Girolamo ad Ischia ci sarà invece la veglia Luce nella Notte organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana. E una delegazione del Comune di Casamicciola è stata nei giorni scorsi in Cina per una visita organizzata nell'ambito del patto di amicizia e cooperazione con la città contea cinese di Dengfeng, insieme a anche rappresentanti di Ischia e a Federalberghi. La visita è stata un'occasione importante per intensificare i rapporti tra la nostra isola e la città contea, che si basano sulla volontà comune di avviare relazioni e scambi sempre più stretti nel campo del turismo, della scuola, della enogastronomia. La delegazione ischitana, li vedete, l'assessore Luigi Di Vaia, il vice sindaco di Casamicciola Antonio Carotenuto, Ilaria Ferrandino, c'è anche il rappresentante di Federalberghi Giampaolo Monte, ha ricevuto un'accoglienza calorosa ed ospitale ed ha avuto modo di visitare diversi luoghi di interesse storico e culturale di Dengfeng, oltre ad avere colloqui con le autorità cinesi ed i rappresentanti delle categorie produttive locali. La Camera dei Deputati ha approvato con 193 voti favorevoli e 106 contrari il decreto infrazioni che disciplina le gare delle concessioni balneari, allineando l'Italia alla direttiva Bolkestein dell'Unione Europea sulla liberalizzazione dei servizi. Il testo passa ora al Senato per il voto definitivo. I comuni hanno tempo fino al 2027 per concludere le procedure selettive.
Con il periodo invernale anche l'isola di Capri vede diminuire la quantità di linee che la collegano alla terraferma e tra le priorità dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Falco c'è grande attenzione alla tematica. Il primo cittadino racconta infatti ai nostri microfoni di un dialogo costante con le compagnie di navigazione e con la regione per fare in modo che le esigenze della comunità siano tenute sempre in considerazione. Sentiamo. Sindaco, siamo in autunno, ormai c'è una diminuzione dei trasporti marittimi che collegano le isole e la terraferma, un problema che riscontrate anche qui a Capri. Assolutamente sì, è un problema che abbiamo ogni inverno, chiaramente stiamo colloquiando anche insieme a tutta l'amministrazione comunale, vice sindaco Roberto Pozzarotto che ha la delega per i trasporti con le compagnie di navigazione, soprattutto per garantire una qualità dei mezzi di trasporto, che è importante perché chiaramente ci sono più fenomeni meteo marini e quindi ci sono più complicazioni per arrivare sulle isole, quindi bisogna dare la quantità è importante, ma soprattutto la qualità dei collegamenti. Ne avete parlato anche in diverse riunioni con il presidente Cascone, Commissione Regionale Trasporti. Sì, siamo in contatto continuo, siamo convinti e pretendiamo come comuni di sederci al tavolo insieme alle compagnie di navigazione e alla regione, perché dobbiamo avere voci in capitolo e che le nostre richieste vengano rispettate. Il turismo in Campania è uno dei comparti chiave dell'economia regionale, lo ha sottolineato il presidente De Luca. Abbiamo sul nostro territorio dei brand conosciuti in tutto il mondo, tra i quali Ischia. Abbiamo l'offerta turistica più completa d'Italia, in notevole crescita su tutti i comparti e su tutto il territorio, costiera, isole ed entroterra. Sentiamo De Luca. È sicuramente uno dei comparti chiave della nostra economia, insieme con quello farmaceutico e quello agroindustriale. Abbiamo avuto, come in tutta Italia, un boom dopo il Covid. Abbiamo alcuni, come dire, brand mondiali che prescindono anche dalle istituzioni, dai governi. Napoli è uno di questi, Amalfi, Capri, Ischia, Sorrento, le costiere. Dobbiamo solo lavorare per creare le condizioni di contorno e fare anche un ragionamento di merito. Intanto diciamo che la Campania è la regione che può avere l'offerta turistica più completa d'Italia. Manca in qualche modo il turismo invernale, sciistico. Ci sarà qualcosa anche in questo senso, ma ovviamente è chiaro che non abbiamo le armi. Per il resto credo che possiamo vantare offerta turistica più completa. C'è di tutto, c'è il turismo ambientale, c'è il turismo enogastronomico, c'è il turismo archeologico, c'è il turismo balneare, c'è il turismo religioso. Abbiamo segmenti turistici che possono essere potenziati. Ovviamente, dal punto di vista delle istituzioni, bisogna creare le condizioni di contorno. Intanto, per quello che ci riguarda, credo che possiamo essere orgogliosi del fatto che abbiamo difeso il settore durante il Covid. Abbiamo stanziato quasi 8 milioni di euro a sostegno degli alberghi, degli albergatori, del personale che rischiavamo di perdere, perché il personale non può stare appeso per 2 anni, se ne va da altre parti. Quindi abbiamo difeso nel periodo della maggiore criticità. Abbiamo cercato di implementare il turismo culturale con il sistema delle mostre, che è stato unico in Italia. Al via dal 3 novembre al 30 dicembre l'iniziativa Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, promossa dall'assessorato al turismo del comune partenopeo. Tanti gli eventi per cittadini e turisti ad accesso gratuito. Tra i protagonisti della rassegna, giunta alla terza edizione, anche lo scrittore Maurizio De Giovanni. Vediamo il servizio.
12 spettacoli, 11 concerti, 7 incontri e 36 itinerari sono questi i numeri della terza edizione di Vedi Napoli, Sacra e Misteriosa e poi torni. Protagonisti saranno luoghi, strade, piazze e monumenti della città, ma anche tanti artisti che racconteranno i segreti di Napoli a cittadini e turisti fino al 30 dicembre. L'accesso agli eventi è gratuito prenotandosi contattando la Fondazione Il Canto di Virgilio. L'intera iniziativa è promossa dall'assessorato al turismo del Comune di Napoli guidato da Teresa Armato. Abbiamo voluto offrire nuovamente ai nostri concittadini e ai tanti turisti la rassegna Napoli Sacra e Misteriosa. Quest'anno ha delle novità. La prima novità è che puntiamo molto sui segreti, sui misteri di Napoli e abbiamo concentrato il fascino della spiritualità e della sacralità della città nel Festival della Musica, di Musica Sacra. Puntiamo, dicevo, molto sui misteri, sui segreti, sulle pieghe anche un po' nascoste, non raccontate, poco conosciute della nostra città. La seconda grande novità è che quest'anno ho una guest star, Maurizio De Giovanni, che ha accettato, ha dato la disponibilità a raccontare appunto questi segreti, cosa in cui lui, come si sa, è maestro. E l'altra novità è che mettiamo nel programma di Sacro e Misterioso anche un piccolo anticipo del Natale, che poi presenteremo più in là in un evento dedicato, però c'è qualche concerto, qualche rassegna, qualche visita, qualche tour che riguarda, che arriverà anche in pieno periodo natalizio. Tra i vari protagonisti della rassegna anche lo scrittore Maurizio De Giovanni con lo spettacolo Il Canto di Mare domenica 3 novembre alle ore 20 a Palazzo Reale e venerdì 29 novembre alle ore 20:30 con lo spettacolo Gli Altri negli spazi della Fondazione Il Canto di Virgilio. Napoli Misteriosa è secondo me la parte più bella e più interessante da raccontare di questa città. Noi proveremo a farlo con moltissimi spettacoli, con moltissimi eventi, con la presenza e l'aiuto di gente che studia i misteri di Napoli costantemente e lo fa con un'attività quotidiana di saggistica, di proposta letteraria, anche di narrativa, queste persone verranno coinvolte in questo festival. Secondo me questo è il modo bellissimo di raccontare Napoli. Due progetti per un totale di oltre 3 milioni di euro sono sul tavolo del Comune di Napoli che investe in telecamere e videosorveglianza. Ad annunciarlo in esclusiva ai nostri microfoni dopo l'ok della Giunta è l'assessore alla sicurezza Antonio De Jesu, che ci parla anche di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole con l'ACI sul delicato tema della sicurezza stradale. Vediamo il servizio. Assessore De Jesu, videosorveglianza e sicurezza a Napoli, è in corso un'iniziativa, un progetto per aumentare ancora di più i controlli e le telecamere, ci spiega cosa succederà? Sì, sono due progetti, uno di 2 milioni di euro e l'altro di 1 milione e 2, uno a valere sul fondo sicurezza del Ministero dell'Interno e un altro sul POC legalità. Abbiamo già approvato in giunta i progetti, accollandoci l'onere della manutenzione per 5 anni. Per i 2 milioni che coprirà molte municipalità periferiche, a breve ci sarà una determina e andremo sul MEPA per individuare il soggetto che dovrà poi installare le telecamere. L'altro progetto che abbiamo, ci siamo concentrati sulle aree centrali come Piazza Garibaldi, Piazza Dante, Mercato, Corso Umberto. Sono previste tante telecamere in alcune aree centrali della città che presentavano criticità dal punto di vista criminale e questo progetto è stato approvato in giunta, attendiamo il Ministero dell'Interno che ci dia il via per i finanziamenti e anche questo andrà in gara a breve. Ci sono novità anche dal punto di vista della sicurezza stradale? Anche sulla sicurezza stradale ci stiamo impegnando per progettare delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole insieme all'ACI. E da gennaio dell'anno prossimo contiamo di iniziare questi incontri nelle scuole. Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona a Napoli un evento per ricordare il campione argentino e per sostenere la Fondazione Santo Bono Pausillipon. Vediamo.
si è tenuto presso la Sala dei Baroni del Castello Maschio Angioino di Napoli la Mano de Dios, evento organizzato dalla B&G Art Event Communication, progetto benefico in nome di Diego Armando Maradona, ideato da Stefano Ceci in collaborazione con la Fondazione Santo Bono Posillipon. Finanziare l'acquisto di un macchinario ad uso pediatrico attraverso la vendita di una t-shirt ad edizione limitata. Soltanto 1000 pezzi con l'effigie della Mano de Dios realizzati in tecnologia 3D. Tanti presenti in sala, con il giornalista Raffaele Auriemma a fare da moderatore, tra gli ex azzurri Pampa Sosa, Nando De Napoli, Luigi Caffarelli ed Antonio Carannante. Stefano Ceci, La Mano de Dios, un'iniziativa per Diego ma anche per Napoli. Diciamo l'iniziativa di Diego per Napoli. Oggi ricordiamo il compleanno di Diego Armando Maradona, 30 ottobre 1960. Diego oggi dà un aiuto in più ai bambini, l'idea mia. Ma ovviamente senza l'aiuto di Diego tutto questo non poteva essere ovviamente dato se non ci fosse stata la Mano de Dios. Quindi la Mano de Dios è stata famosa nel 22 giugno del 1986, a distanza di quasi 40 anni la ricordiamo, ma oggi diventa di nuovo famosa con questa t-shirt che mi è venuta in mente di fare e di mettere in vendita, la produco io direttamente. La metterò in vendita sia online che nei canali e nelle distribuzioni fisicamente. Un motivo in più per qualcuno per aiutare chi ne ha bisogno. L'intero ricavato della somma di queste magliette darà la possibilità di comprare un macchinario per il Posillipo Santo Bono, quindi l'ospedale Santo Bono, chi realmente ne ha bisogno. Quindi anche questa volta Diego Armando Maradona aiuterà i bambini. Sì, una scelta meravigliosa quella di Stefano di celebrare il compleanno di un grande uomo, oltre che un grande calciatore, che si è sempre occupato dei bambini e che anche oltre la vita continua ad insegnare il senso reale della solidarietà. E ritorniamo a parlare della bellissima vittoria di ieri del Real Forio contro il Castelvolturno per 2-1 in rimonta per il campionato di eccellenza. Sentiamo anche le voci del presidente della squadra, il presidente Luigi Amato, e del direttore sportivo del Real Forio, Vito Manna. Sentiamo. Con il presidente del Real Forio Amato al termine di una partita veramente incredibile vissuta qui al Salvatore Calise contro il Castelvolturno. Innanzitutto partiamo dalle emozioni di ritrovarsi in attesa, diciamo, della partita primi in classifica. Sì, è un'emozione gigantesca, ma onestamente con questo stadio, con questa gente non poteva essere altrimenti oggi. È stata la partita perfetta, con le emozioni siamo passati da uno stato di, diciamo così, di tristezza a uno stato di gioia. Veramente, io non so descriverlo, sono ancora molto molto emozionato. Mi sono sentito anche un po' male, vi dico la verità, perché ho avuto proprio un mancamento, perché è stata una carica di adrenalina veramente importante. Ma sono troppo contento. Ho ricevuto anche un paio di telefoni da Antonio Milanese che diceva: stai sereno che la risolleviamo la partita, ed è stato così. Quindi veramente prova di grande carattere, grande Forio. Siamo in cima alla classifica, ma il modo in cui ci siamo, sinceramente, è da batticuore. Veramente grazie, grazie, grazie a tutti, ma grazie soprattutto ai tifosi. Oggi meritano loro il più grande applauso. Io ho sempre creduto in questa squadra. Se andiamo a vedere la squadra di oggi, diciamo così, l'80% è la squadra dell'anno scorso, perché oggi avevamo due assenze veramente importanti, che sono Cittadini e Di Lorenzo, che sono giocatori veramente importanti per questa rosa. E nonostante questo, i ragazzi hanno disputato una grande partita. E ripeto, l'80% di questa squadra di oggi è composta da giocatori che c'erano l'anno scorso, quindi è scattato quel quid in più praticamente per i ragazzi, per dire: vogliamo provare a stare lì sopra, vogliamo provare a vincere. E noi ovviamente li sosteniamo e faremo di tutto per cercare di sostenerli e di portare il Forio quanto più in alto possibile. Innanzitutto bisogna fare i complimenti agli avversari, perché sapevamo che era una partita difficile, 19 punti li meritano tutti. È una squadra che conoscevamo bene, quindi sapevamo che poteva essere difficile. Poi c'è stata anche un po' di sfortuna, perché alla loro prima occasione abbiamo preso gol. E non era facile venirne fuori. Il primo tempo abbiamo sofferto, ma nel secondo tempo è venuto fuori tutto il carattere di questo gruppo. È una vittoria del gruppo questa, una vittoria dei ragazzi. Sono contento per loro perché, come ha detto il presidente, è una rosa formata dal 70% da ragazzi che già c'erano l'anno scorso, e quindi è un riscatto anche per loro questa vittoria di oggi. E poi il pubblico non si vedeva così da tantissimi anni, e quindi è stata un'emozione bellissima per la società, per chi è di Forio,
per questa squadra, per il paese, quindi si doveva vincere, siamo riusciti a vincere, ci godiamo questa vittoria, ma sappiamo che ci aspettano una serie di partite complicate e abbiamo inallato la sesta vittoria consecutiva. Io dico che è un lavoro che dura da dicembre 2022, inizia lì il lavoro di costruzione di questa rosa ed oggi iniziamo a raccogliere dei frutti, delle soddisfazioni. Penso che la rosa sia competitiva, sia una rosa lunga che possa darci le soddisfazioni e chi entra in campo il secondo tempo nel corso della gara è sempre decisivo se noi andiamo a vedere, quindi vuol dire che è un gruppo importante, che si è creato anche un bel ambiente dove anche chi gioca 10 minuti sa di essere importante e di poter raggiungere degli obiettivi insieme e tutti devono rimanere nella stessa direzione, quindi questa oggi è la vittoria del gruppo, è la vittoria del mister Sanchez che è riuscito a creare questa amalgama all'interno dello spogliatoio, perché con una rosa importante non è sempre facile diciamo una gestione che porti dei risultati a breve, quindi complimenti anche allo staff tecnico per il lavoro che sta facendo, continuiamo a lavorare perché sappiamo, ci godiamo la vittoria di oggi ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo crescere ancora, migliorare ancora e sabato si aspetta una sfida molto difficile a Pomigliano. E dopo il telegiornale rivedremo insieme la partita del Real Forio di ieri sera, vinta appunto dai biancoverdi. Ora però spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. E questo era il nostro ultimo servizio. A chi ci segue in diretta in TV ricordo che dopo di noi, ricordo ancora che ci sarà la partita tra Real Forio e Castel Volturno. A tutti voi auguro una buona serata, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento con l'informazione, una nuova edizione del TG a domani alle 14. Arrivederci.